Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, rientriamo in studio. Antonello Caporale ha sollevato tutta una serie di questioni relative anche all'immondo dell'informazione, oltre a quello della politica, sul fatto di essere, diciamo, troppo severi verso tutta l'area, diciamo, di centrosinistra e meno severi rispetto al centrodestra, in particolar modo per quanto riguarda alcune nomine che sono state fatte. Io le chiedo la risposta tra le varie questioni ha sollevata quella del ministro Crosetto, che tra poco ascolteremo, che ieri è stato ospite da Massimo Giletti Arena, ma anche quella del ministro Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni. Gli chiedo la risposta intanto su Lollobrigida e poi ascoltiamo le parole di Crosetto. Allora, su Lollobrigida io credo che sia sotto gli occhi di tutti e sia indiscutibile il fatto che Lollobrigida ha iniziato a fare politica forse anche un po' prima del presidente Meloni. Quindi che oggi mi si dica che viene nominato ministro semplicemente perché è il cognato del presidente, onestamente, diciamo, l'abbiamo già sentito dire quando faceva il capogruppo, no? Fa il capogruppo di Fratelli d'Italia solo perché è. No, Lollobrigida ha una sua autonoma carriera politica nella quale ha fatto benissimo, ha già rivestito ruoli istituzionali, quindi la nomina a ministro è il coronamento di un percorso politico che è giusto che avvenga e nei confronti anche di colui il quale è, per casi della vita, il cognato del presidente Meloni. Quindi non è che noi lo dobbiamo penalizzare perché è il cognato del presidente Meloni. È bravo, ha fatto un ottimo percorso politico, è giusto che adesso con questo governo lui faccia il ministro, e questo credo che chiuda il dibattito su Lollobrigida. Allora, su Crosetto invece, che il dibattito è ancora, diciamo, in essere, ascoltiamo le parole di Crosetto e poi ne parliamo in studio. Abbiamo il titolo di questo blocco è La russa e Crosetto, insomma, tra polemiche e, diciamo, e conflitti, anche perché poi l'altra polemica, e la porteremo diciamo alla luce anche più avanti, riguarda invece le parole, l'intervista del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Però andiamo con ordine e ascoltiamo prima le parole di Crosetto.